Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e 10 anni fa abbiamo assistito ad una delle Road to WrestleMania più frustranti ma allo stesso tempo soddisfacenti di sempre. Non esagero nel dire che Daniel Bryan sia stato uno dei main eventer più improbabili nella storia della compagnia, non soltanto per il più ovvio freno per ogni aspirante lottatore, il non rientrare nei canoni della WWE, ma per il fatto che il suo successo sul palcoscenico più importante ebbe degli artefici molto speciali. Noi! Siamo stati noi del pubblico molto più testardi di quanto potrà mai essere la federazione a renderlo realtà. Voglio dire, quando mai ricapiterà? Quando mai i fan impediranno ad un divo di Hollywood di prendere il posto che spetta di diritto a qualcun altro attraverso una rivolta popolare? Nemmeno in, che so, 10 anni. Nemmeno in 10 anni potrebbe succedere di nuovo. Scherzi a parte, l'American Dragon incontrò i favori del pubblico per un infinito numero di ragioni, la dimostrazione perfetta che non servono 120 kg di muscoli per superare le avversità, serve il cuore, perché anche quando sembra che la WWE possa mollare il colpo con il più popolare di tutto il roster, ci siamo noi a risollevarlo e dargli una spinta verso traguardi impensabili, dobbiamo solo farci sentire. Questa è l'epica cavalcata di Daniel Bryan verso WrestleMania 30. Al contrario di quello che potreste pensare, la nostra storia non inizia nel 2014 e nemmeno nel 2013. Ebbe inizio nel 2012, quando l'American Dragon deteneva con orgoglio il titolo mondiale dei pesi massimi, un premio sofferto e ottenuto nella sorpresa generale incassando il Money in the Bank nel pay-per-view TLC. Diciamo che, nonostante la cintura alla vita, Bryan facesse comunque fatica a sottostare alle spietate logiche aziendali della WWE, sin dai tempi della sua prima assunzione, durante la prima stagione di NXT. But where's your personality? Where's your charisma? How are you gonna become a star in the WWE? Durante la prima stagione del reality, l'American Dragon, sicuramente il più esperto tra tutti i partecipanti, per via del suo passato nelle indie, non vinse un singolo match e fu il primo eliminato dalla competizione. Venne pure licenziato non appena promosso a Raw col debutto del Nexus per via della troppa foga utilizzata nello strangolare l'annunciatore Justin Roberts, scena inaccettabile per la compagnia da poco TVPG. Certo, lo riassunsero in tempo per SummerSlam e poco dopo vinse il titolo degli Stati Uniti, ma non era tutto rose e fiori. Per la sua prima WrestleMania, la 27, avrebbe dovuto difendere la cintura dall'assalto di Sheamus, ma tale incontro venne confinato nel pre-show e, come se non bastasse, trasformato in corso d'opera nella solita Battle Royale non valevole per il titolo. Infatti non la vinse lui, la vinse The Great Khali. Fortunatamente, nel giro di un anno, in possesso della cintura mondiale, sembrava che tutto stesse cambiando e che lui e Sheamus potessero proporre il gran bel match che l'anno prima non hanno potuto fare. Ma sapete quanto tempo ci hanno messo a rovinare tutto? O meglio, quanti secondi ci hanno messo? Al guerriero celtico bastò un singolo bro kick per vincere in appena 18 secondi, un verdetto che fece infuriare i fan di internet, una delusione troppo cocente ed una distruzione immotivata. Perché sbarazzarsene così dopo il gran bel lavoro fatto da Bryan col titolo mondiale dei pesi massimi? Solo per elevare la vittoria di Sheamus? In realtà misero pure lui in una brutta, bruttissima situazione. Se per anni il guerriero celtico è stato mal digerito dai fan e a una certa anche immeritatamente ci mancherebbe, la colpa è tutta di questa vittoria, nacque tutto da qui. Un vero peccato che i due ebbero modo di lottare al pieno delle loro capacità non prima di Extreme Rules. Il Two Out of Three Falls del mese dopo fu ottimo e, se fatto sul palcoscenico dello Showcase of the Immortals, avrebbe contribuito a rendere WrestleMania 28 ancora più leggendaria di quanto già non lo fosse. And in 18 seconds at WrestleMania, it was all flushed down the toilet! L'American Dragon fece ricadere tutta la colpa di quell'umiliante sconfitta sulla sua fidanzata, AJ Lee, ma intanto i fan se la legarono talmente tanto al dito da monopolizzare le varie puntate col coro Yes. La sera dopo WrestleMania, John Cena ricevette quella risposta dai fan ammettendo di aver perso con The Rock, e lo stesso Bryan dovette far sfogare la folla a show concluso con un promo non ripreso dalle telecamere. Nonostante rappresenti un termine positivo, lo Yes divenne un canto di rivolta, un inno di rivoluzione. Nemmeno Daniel Bryan in persona pensava come quella semplice parola potesse migliorare la sua carriera. Iniziò a fare il gesto quasi per scherzo, con un tono arrogante quando era ancora un heel, un cattivo, tra l'altro ispirandosi ad un combattente di arti marziali miste, Diego Sanchez, che si caricava allo stesso modo.
l'American Dragon lo portò all'eccesso come campione mondiale e quando rimase senza la cintura fece di tutto per allontanarsene, addirittura coprendo con dello scotch gli S sulla sua maglietta. E per andare contro il volere dei fan iniziò a fare l'esatto contrario di quello che volevano, urlando no. È sempre divertente quando la WWE non si accorge di avere un tesoro tra le mani e fa di tutto per rovinarlo, per seppellirlo. L'obiettivo era quello di allontanare Bryan dai titoli più importanti e rompere ogni legame col pubblico, ma in realtà, complici le scene molto comiche createsi, il sostegno nei suoi confronti si fece più forte. L'alleanza forzata con Kane, quando entrambi vennero mandati ad un corso per gestire meglio la rabbia, diede vita a momenti di grande ilarità, grazie anche al coinvolgimento del loro tutor, il dottor Shelby. You have learned nothing! Dopo che i due si affrontarono a SummerSlam 2012 con vittoria dell'American Dragon, furono costretti a far fronte comune, formando il team El No, riuscendo quasi subito a diventare campioni di coppia, battendo Kofi Kingston e R-Truth a Night of Champions e diventando uno degli act più amati del periodo. Ma siccome le frizioni all'interno della squadra c'erano ancora, tutti quanti pensavano che una volta perse le cinture si scontrassero ancora. E invece no, il loro regno durò fino al maggio del 2013, perdendo contro lo Shield ad Extreme Rules. Da quel punto smisero semplicemente di fare coppia e presero delle strade separate, per Bryan in singolo. Tra la primavera e l'estate di quell'anno cementificarono di nuovo il suo status da contender ai titoli massimi, fino a quando il campione WWE in carica, John Cena, fu chiamato a scegliere il suo avversario per SummerSlam e tra tutti i membri del roster presenti sul palco, il leader della C-Nation scelse proprio l'American Dragon. I select Daniel Bryan. Adoro la scena di Bryan costretta a districarsi tra tutte le altre superstar perché lasciato nelle retrovie. È un piccolo tocco ma aggiunge tanto simbolismo alla scelta di Cena, che ci tiene a riconoscere i meriti di un lottatore purtroppo non tenuto troppo in considerazione dalla dirigenza. Non a caso, nella costruzione per il più grande party dell'estate, la WWE tentò di piegare l'American Dragon alle politiche aziendali. Vince McMahon in particolare non voleva che un nano barbuto fosse il campione della sua compagnia. The WWE's never had a dwarf for a WWE champion. Lo obbligò a sottostare ad un completo makeover, un bell'abito elegante e conseguente taglio della barba. Bryan ovviamente si rifiutò perché non è il suo look a determinare quanto si meriti di vincere la cintura. Prima di SummerSlam, infatti, lui e Cena diedero vita ad un accesissimo botta e risposta al Miz TV, in cui vennero messe a confronto le loro diverse ideologie e stili di lotta. Recuperatelo, è un gran bel segmento! Forse è proprio qui che Daniel assunse il pieno controllo delle sue capacità, riconoscendosi come leader di un movimento, il suo movimento, lo Yes Movement. Ma il match in programma al più grande party dell'estate avrebbe comunque avuto ingerenze della dirigenza. Il general manager di Raw, Brad Maddox, venne nominato arbitro con la falsa promessa di essere imparziale. Per fortuna a riportare un po' di equilibrio ci pensò il COO della WWE, Triple H, il quale non solo mise fuori gioco Maddox per fare lui da arbitro, disse anche che Bryan potrebbe essere il futuro della compagnia. Is that Daniel Bryan quite possibly could be the future of the WWE. L'incontro è una gemma, come detto da Cena, l'American Dragon si dimostrò essere lo sfidante perfetto per metter su uno scontro titolato che potesse zittire ogni scettico ed è importante sapere che il leader della C-Nation stesse pure lottando col gomito che necessitava al più presto di un intervento chirurgico. Alla fine a vincere fu Daniel Bryan grazie ad una devastante ginocchiata scoccata in piena faccia al rivale, mossa che col passare del tempo avremmo imparato a chiamare Busaiku o Niplas, bel gioco di parole. L'American Dragon ce l'ha fatta, era arrivato sul tetto del mondo aggiudicandosi il titolo di campione WWE, solo che a rovinare la festa ci pensò il Mr. Money in the Bank di quel periodo, Randy Orton, pronto a gustarsi la scena accaduta sul ring, Triple H che, con ancora indosso la divisa da arbitro, esegue una pedigree, a tradimento su Bryan e permettendo così alla Vipera l'incasso senza il minimo sforzo, facendo solo lo schienamento. Quel momento segnò la nascita dell'Authority, con Re dei Re capotiranno e Orton campione aziendalista. Un finale di SummerSlam iniziato come un sogno e terminato come un incubo per ogni membro del WWE Universe. La dirigenza ci aveva permesso di toccare il cielo con un dito, dandoci la giusta e meritata incoronazione per colui che più di tutti meritava quel riconoscimento, per poi togliercelo nel modo più spietato possibile, preferendo un usato sicuro come la Vipera, apprezzato da Triple H, invece di un, a detta loro, B+ player. But you are a B+.
non tutti possono essere campioni della WWE, superi a malapena i 100 kg, non sei nemmeno bellissimo, non sei il best for business. Queste furono le giustificazioni di Stephanie McMahon la sera dopo SummerSlam e, ciliegina sulla torta, l'ipocrisia dietro a tutte queste bugie, la conferma che nessuno l'avrebbe mai licenziato, perché dopo tutti i fan lo amano, sarebbe controproducente sbarazzarsene, solo che non lo volevano al top. Bryan e Orton intrapresero una lunga battaglia con in palio il titolo di campione nell'arco di tre diversi pay-per-view nell'ordine Night of Champions, Battleground e Hell in a Cell. In tutti e tre gli incontri l'Authority ci mise lo zampino nel primo, annullando il verdetto con la scusa che il conteggio di tre ad opera dell'arbitro Scott Armstrong fosse troppo veloce e quindi da invalidare. Il secondo match non ebbe nemmeno un finale, dato che si presentò Big Show a mettere tutti KO. Infine, all'interno della gabbia, l'arbitro speciale Shawn Michaels decise di fare un favore all'amico Triple H, impedendo la vittoria dell'American Dragon, atterrandolo con un'improvvisa switching music a tradimento. L'Heartbreak Kid fu chiamato a spiegare le sue azioni la sera dopo a Raw, di fronte al suo ex allievo. In caso non lo sapeste, Daniel Bryan si allenò nella scuola di wrestling gestita da Michaels in Texas, e il segmento terminò con l'American Dragon imprigionare la leggenda e Hall of Famer nella Yes Lock. E da qui, nei piani originali della compagnia, Bryan non sarebbe stato più preso in considerazione per vincere il titolo WWE. Al suo posto come sfidante della Vipera per Survivor Series venne mandato Big Show, che da mesi stava venendo utilizzato dall'Authority come loro braccio armato, ma contro la sua volontà, anche se la cosa più assurda è che la dirigenza continuò ad utilizzare a suo vantaggio gli incessanti cori yes del pubblico. Sembra folle, lo so, secondo loro ad essere così tanto amato e popolare non era Daniel Bryan, ma il coro. Per la WWE era il gesto dello yes ad essere over, e i fan avrebbero risposto positivamente a chiunque lo facesse. Risposta breve: no, non era così. A dimostrazione di ciò c'è il segmento fatto nella puntata di Raw del 9 dicembre nella città di Seattle, a pochi passi da Aberdeen, casa dell'American Dragon, quindi con ancor più suoi tifosi rispetto al normale. Tutta l'attenzione era concentrata su Randy Orton e John Cena, rispettivamente campioni WWE e mondiale, e che a TLC avrebbero lottato l'uno contro l'altro per unificare le loro cinture in un unico titolo indiscusso. Ma ai fan tutto ciò non importava, erano tutti lì per dimostrare il loro affetto nei confronti di Daniel Bryan. The reason they cheer for him is because he works and he earns it. I continui cori di rigetto per i due contendenti costrinsero il leader della C-Nation a mettere per un attimo anche il barbuto sotto le luci della ribalta, almeno così il segmento avrebbe riacquisito il consenso popolare. Il messaggio del pubblico arrivò forte e chiaro alle orecchie della federazione, solo che non venne ascoltato. L'American Dragon si allontanò presto dalla cintura massima, ingaggiando una lunga faida con la Wyatt Family, addirittura entrando a far parte del gruppo dei Buzzurri della Palude in seguito alla sconfitta di TLC. Let me join the family. Perché proprio come già successo nel 2012, la WWE provò a girare Bryan contro i suoi sostenitori, in modo da far cessare una volta per tutte questa, per loro fastidiosa, moda dei canti e dei cori yes nelle arene. L'American Dragon si piegò completamente al volere del leader Bray Wyatt, cambiando anche il suo vestiario. Ma l'alleanza ebbe vita breve, e già nella puntata del 13 gennaio 2014 Bryan si ribellò al guru, al termine di uno steel cage match che li vide sconfitti dai gemelli Usos. È inutile sottolineare quanto sia stata esplosiva la reazione della folla presente al palazzetto alla vista della ginocchiata in corsa finale, puntata che poi terminò con l'American Dragon lassù, in cima alla gabbia, a guidare i gesti degli yes. Perché era il coro ad essere over, non Bryan, certo, come no. Proprio in quel periodo la squadra di basket collegiale dei Michigan State Spartans utilizzò gli yes nell'intervallo di una partita. La scena fece il giro dei notiziari locali, arrivando sino a testate sportive di massima rilevanza, quali Sports Center, in cui diedero totale credito a Daniel Bryan, proprio come artefice del coro. Almeno così, con un po' di pubblicità gratuita, la WWE si convinse nel togliergli di dosso quella tuta da meccanico. Il capitolo finale della rivalità tra l'American Dragon e il Guru si tenne nell'opener della Royal Rumble, un gran bell'incontro, uno dei migliori uno contro uno fatti all'interno dell'evento della Rissa Reale. Lì sul momento la vittoria di Wyatt non diede troppo fastidio, si trattava comunque di un act importante,
e poi si pensava che per Brian ci fosse in serbo qualcosa di ben più sostanzioso entro la fine della serata. Non a caso il pubblico continuò ad incitare il barbuto per tutto lo show, seppellendo di fischi l'ennesimo match tra Randy Orton e John Cena, valevole per il titolo unificato di campione WWE dei pesi massimi, e anche durante il corso di tutta la rissa reale a 30 uomini, sino all'ultimo ingresso, nella speranza che ad entrare per trentesimo fosse proprio Daniel Bryan. E invece niente, toccò al povero Rey Mysterio, che non esagero, in quello specifico momento divenne l'uomo più odiato dall'intero WWE Universe. Spiace anche perché il mascherato non aveva nessuna colpa, la colpa è di chi lo ha messo lì al posto dell'American Dragon. È inutile girarci attorno, i fan volevano la partecipazione e la vittoria di Daniel Bryan, il più popolare di tutta la compagnia, ed estrometterlo così, dopo una sconfitta inizio show, sembrò uno schiaffo morale. Nemmeno tenuto in considerazione come partecipante della rissa reale, poi vinta nel finale da Batista. Anche lui finì vittima della scellerata gestione da parte della WWE, convinta di aver trovato nell'animale una gallina dalle uova d'oro, quando in realtà fece la figura dell'usurpatore, rubando la vittoria al vero Beniamino. Prima di andare oltre è doveroso ricordare che con Batista questa fosse soltanto la punta dell'iceberg in merito al suo fallimentare ritorno nel 2014, e se vi interessa l'argomento ci ho già fatto un video. Il main event in programma per WrestleMania 30 sembrò qualcosa di vecchio, indesiderato, scaduto. Arrivati a quel punto a nessuno importava dei possibili screzzi tra i due pupilli di Triple H nell'Evolution, e sintomo di una compagnia barricata a riccio, chiusa nella sua bolla e non disposta ad ascoltare il volere del pubblico, anzi facendo di tutto per far finta di non sapere chi fosse il più amato, chi davvero piacesse ai fan. My reaction was coming back here was a big mistake. E nei piani originali per la 30ª edizione dello Showcase of the Immortals, Daniel Bryan avrebbe dovuto affrontare tra tutti Sheamus. Un match che di certo non lo si poteva intendere come main event, nemmeno tra i quattro più importanti. Sicuramente la storia sarebbe stata quella dell'American Dragon intenzionata a rifarsi dopo la disfatta dei 18 secondi di 2 anni prima, magari mettendo su un altro bell'incontro come quello di Extreme Rules, ma che non avrebbe mai soddisfatto l'incessante voglia dei tifosi nel vederlo finalmente al top a WrestleMania. Per una carica così organica come quella dell'ascesa di Bryan serviva qualcosa di molto più forte, ed è qui che entra in gioco il destino. CM Punk lasciò la compagnia al termine della rissa reale, lasciando un buco enorme nella card di WrestleMania. Da programma il Best in the World avrebbe affrontato Triple H, un piano rigettato dallo stesso Punk. Quando si incontrarono dietro le quinte, Punk disse a The Game: "Tu hai bisogno di questo match, non io". E come raccontato dall'American Dragon nel suo libro, se lo Straight Edge non se ne fosse andato dalla compagnia, allora non avrebbe mai preso il suo posto in vista della 30ª edizione dello Showcase of the Immortals. Nessun altro lottatore trarrebbe mai vantaggio dall'assenza di CM Punk a WrestleMania, specie se scozzese. Un punto di svolta non indifferente ce lo diede il pay-per-view di mezzo, Elimination Chamber, evento in cui Batista ebbe l'ennesima conferma che solo al cinema come Drax il Distruttore sarebbe stato l'eroe della storia. Pur affrontando Alberto Del Rio venne seppellito di fischi, col timore che anche il main event di WrestleMania contro Randy Orton per il titolo unificato potesse subire lo stesso spietato, ma comunque giusto trattamento. All'interno della camera dell'eliminazione poi Daniel Bryan venne nuovamente fregato dall'Authority. Questo lo rimise in rotta contro il gruppo dirigenziale, potendo sfidare Triple H nella puntata del 10 marzo. You don't listen for their obvious desire to see people like me succeed. Si tratta di uno dei momenti più simbolici di tutta la sua epica quanto improbabile cavalcata al titolo. Lo Yes Movement prese forma nel ring di Raw con dei fan che, in segno di rivolta, occuparono lo show. Di fronte a questa insurrezione, anche Triple H e Stephanie McMahon dovettero piegarsi al volere dei tifosi. Restava solo un problema: il sicuro sabotaggio che avrebbe ricevuto la sfida titolata tra la vipera e l'animale. Così la settimana seguente The Game, stufo marcio dei comportamenti da viziati dei suoi due protetti, annunciò che il vincitore dell'incontro tra lui e l'American Dragon si sarebbe aggiunto in un triple threat. Ce l'avevamo fatta, noi del pubblico, tramite il nostro incessante supporto, eravamo riusciti a far cambiare i folli piani della compagnia. E non era una cosa così scontata, a posteriori è bello ricordare WrestleMania 30 come un piano ben riuscito, ma in realtà prima di marzo c'era una forte paura, c'era il terrore di vedere ogni speranza distrutta. Did someone not get what they wanted?
Non si tratta di tifosi piangina che non sono mai contenti o voglia di protagonismo del WWE Universe. In quei mesi vennero commessi gravi errori di valutazione, non si resero conto del tesoro che avevano. E c'è poco da discutere, la compagnia si era divertita anche troppo ad andare contro il volere dei fan. Finì col pagarne le conseguenze, come già dissi in altre occasioni, quello per cui mi spiace di più è Batista. Lui che giustamente per il suo ritorno aveva in mente altri piani, voleva tornare per fare il cattivo e aveva annusato l'odore di merda già alla Royal Rumble, capendo che i fan avessero già il loro beniamino. Ecco perché all'inizio di questo video l'ho descritta come una rotta WrestleMania frustrante ma allo stesso tempo soddisfacente. Facemmo sentire la nostra voce, facemmo valere la nostra opinione affinché l'American Dragon riuscisse a ritagliarsi lo spazio che meritava più di chiunque altro allo Showcase of the Immortals a New Orleans. Bryan prima batté Triple H e poi dopo mille peripezie ebbe la meglio anche nel Triple Threat finale. A nulla valsero gli interventi dell'Authority, il richiamo all'arbitro prezzolato Scott Armstrong, nemmeno un colpo duro come la RKO bomb sul tavolo dei commentatori mise fuori gioco il fautore dello Yes Movement. Daniel Bryan fece cedere Batista al centro del ring, strappando a Randy Orton il titolo di campione WWE. And I don't think you guys understand how hard it is to do this when you're holding two titles. Purtroppo, come spesso accade con i campioni babyface, la rincorsa è molto più bella del regno effettivo. L'American Dragon restò campione per soli 2 mesi, nei quali ebbe modo di difendere le sue 2 cinture in una sola difesa titolata, ad Extreme Rules contro Kane, e poi tutto si spense per colpa di un infortunio. A Payback fu costretta ad abdicare dal ruolo di campione e l'anno seguente dovette annunciare il ritiro. Soltanto nel 2018 venne di nuovo abilitato a lottare, potendo tornare a fare ciò che ama di più. Questa era l'epica cavalcata di Daniel Bryan verso WrestleMania 30. Mi fa sempre molto ridere quando la WWE cerca di appropriarsi della proprietà dello Yes Movement. Non è mai stato il loro piano sin dall'inizio portare l'American Dragon allo Showcase of the Immortals, ed essendo stata una vera e propria rivolta popolare, il merito non è della compagnia, ma di tutti noi. Io, voi, chiunque altro abbia mai alzato le braccia e urlato a squarciagola Yes è l'artefice di questo successo. Voi invece cosa ne pensate della grande vittoria di Daniel Bryan e temevate che la testardaggine della WWE potesse impedirlo? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.